Beh, penso l'emozione fortissima, perché io avevo letto i romanzi, m'ero già fatto un'idea, no? Ho detto Madonna, che meraviglia di personaggio, che grande personaggio, forse un cinema meno malato all'epoca se ne sarebbe impossessato. Poi dopo qualche anno ci fu l'occasione di farlo in televisione, mi candidai, ma io già avevo dentro la mia testa un'idea di come avrei voluto fare quel personaggio. Quindi i primi 2 anni furono proprio una cavalcata eroica. Io mi ricordo la fatica, lo studio che feci per portarlo in scena, la disperazione la prima settimana quando pensavo di non riuscire, come gli studenti che la sera prima dell'esame pensano di non sapere niente, no? Perché non ti viene in mente niente. E poi, ripeto, credo che il momento più esaltante di ogni percorso è quello proprio in cui scopri, no? Poi ce ne saranno altri, no? Come in un rapporto amoroso. I primi mesi sono fantastici, poi dopo, se sei fortunato, a quella passione, a quell'emozione, a quel farfalle nello stomaco, subentrano altre cose, se no la storia finisce. È ovvio che dopo 20 anni posso dire che la storia con Montalbano è andata avanti e sono subentrate anche altre cose. Certo, quell'emozione straordinaria di scoperta dei primi anni credo che sia una cosa del passato che adesso posso solo ricordare con grande piacere, che però c'è stata ed è stata importantissima. La letteratura di Camilleri rimanda anche ad altro, è una letteratura che trasuda cultura, che trasuda archetipi importanti, antichi, che trasuda metafore, quindi dietro diciamo, la trama gialla c'è molto altro, c'è quasi una visione di vita, c'è una filosofia di vita. E poi c'è un gruppo di lavoro che, lasciatemelo dire, in questi anni ha sempre dato il massimo, non si è mai seduta sugli allori, ogni anno ha ricominciato come se fosse la prima volta, con lo stesso impegno, anche a volte per eccesso di passione, scazzando tra di loro, e per questo gruppo di lavoro intendo i miei amici, i miei amici attori, i miei colleghi attori, il regista, gli sceneggiatori, il produttore che ha continuato e continua ancora oggi ad investire facendoci girare tutto il film giù, in Sicilia, in quei luoghi là, che è una cosa che aiuta moltissimo. E niente, siamo ancora qua, come dice Vasco Rossi. Che cosa dovrebbero fare? Allora i pizzicaroli si dovrebbero solo occupare di vendere quel loro prodotto e guai a parlare di altri. Che vuol dire? In una società uno chiacchiera, parla. Viva Dio, in Italia ancora si può parlare, è una democrazia compiuta e uno dice la propria. Credo che sia nell'ordine delle cose. Non ci trovo una. È come se dicesse oggi non si può parlare della crisi economica. Perché non si può parlare della crisi economica? C'è un'emergenza che è quella umanitaria, c'è un'emergenza che è quella ecologica, un mondo che sta cambiando, eccetera. Io da persona che vivo il mio tempo, padre di 2 bambini, mi voglio anche occupare nel mio piccolo di queste cose. Non ci trovo niente di male, ma non credo che ci sia niente di male.